Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Siamo al Giro d'Italia Donne, è la quinta tappa, la Sarnico-Bergamo. E oggi seguiremo durante tutta la tappa il team Valcar, squadra che ha sede nella provincia di Bergamo e che oggi praticamente corre in casa. Così come corrono in casa le due atlete di punta del team, e cioè Silvia Persico e Chiara Consonni. Andiamo a sentire le loro sensazioni a pochi minuti dalla partenza. Ok, you know better than me the percorso. So, Chiara and Silvia, you can explain to Kumi, to Carbons and to Alice the circuit, the first circuit. C'è questa salita di 1,5 km circa, che parte abbastanza tranquilla, fa una curva a destra, una curva a sinistra, sì. E poi sale un po' a gradini. No, regola, okay? Esatto. Okay. E poi arrivi in cima e bisogna stare attenti perché nella discesina ci sono un po' di curve che non sono, sono un po' strette, diciamo. Okay. E, da fare 5 volte. Okay. E poi una volta che faremo appunto l'ultima volta andiamo verso Bergamo. Quando arriveremo lì ci saranno gli ultimi 5 km con la boccola, tipica salita bergamasca. Last climb. Esatto. E diciamo che il primo pezzo parte un po' stretto, sì. Poi la strada si allarga, okay. E si va su un pezzo di pavé che non è pavé. Sì, okay. E sui lati ci sono due canaline in cui tu puoi andare. Ok, però tutte vorranno andare. Esatto, e quindi sarà un bel casino. Okay. E la strada si impegna. Ok. How long is the last climb? Quasi uno e mezzo. So, piana, sinistra, non scende la strada, sale ancora per 200 okay. metri. Certo. But and medium the gradient is like 10. 11. For you, for sure the pass. Favorite riders today? Marianne Vos o Lucinda Brand. Silvia Persico. Abbiamo già parlato tanto ieri di questa corsa, facciamo quindi solo un piccolo riepilogo. Silvia, you must stay with the best rider for GC. And I want that also Chiara want try to stay strong in the first five lap. Perché io so che tu se arrivi lì, alla fine vedi il sangue, devi morire lì. È una salita talmente corta che se la prendi davanti, quanto puoi perdere in con quanto puoi scollinare in cima? Se la prendi davanti, quanto? 30 secondi. No, raga, secondo me 30 raga secondi è di dura, perdi. Cioè, guarda se non di più, lì, se non oh. Di più. No, ti giuro. È duro quel facciamo 10, 15. Se scollino con 10, 15 secondi davanti si guardano un attimo, si può anche rientrare, Chiara, quindi devi provarci. Devi fare la discesa. Ma se invece provano. No. Oggi la Carbons sta soprattutto vicina a voi due. Ok. Alice, come stai? Sembra bene. Ok. So, today I want, like yesterday, one riders in the breakaway. These riders must be o Kumi o Alice. Okay. Ma non lo so, se ti senti di provare in entrare te nella fuga di giornata, però la cosa che mi darebbe fastidio è arrivare lì e non e staccarmi piuttosto che non aver provato prima. Sì, però io sto pensando a Padova. Padova è vicina. Insomma. E domani c'è il Maniva, se oggi ti fai 100 km di fuga. Domani c'è il Maniva, ci sono da domani 3 giorni. Fai entrare la Kumi oggi nella fuga. 30 km. Beh, allora sicuramente le mie sensazioni sono buone dopo il quarto posto a Cesena. No, cavoli, vedere l'altro giorno che arrivava dietro a tre grandi come Marta, Van Vleuten e Mavi è sicuramente le ha dato morale e le sta dando morale tantissimo anche vedere che ce la può fare. Sta credendo più in se stessa e quindi penso che oggi farà davvero grandi cose. Spero che anche Chiara sia con me sulla boccola perché sono sicura che davvero a Bergamasca siamo sotto la boccola insieme e possiamo arrivare a Bergamo in centro insieme. Allora, il mio ruolo sarà quello di supportare Silvia sicuramente, cercare di rimanerle il più possibile vicino e scollinare speriamo con lei. Prima di lei ovviamente, così gli dico, sono arrivata prima. Siamo contentissime, come ho detto, è davvero bellissimo
rivivere le strade di casa, le strade che fai tutti i giorni in allenamento, quindi sarà una carica in più che ci darà. Decima nella classifica generale quest'anno Silvia Persico. E poi con il 2-3-4 ancora dall'Italia, ha vinto 3 corse quest'anno, tutte in Belgio, stupenda atleta in pista, ha vinto 3 mondiali, 9 europei tra tutte le categorie, secondo anno al Giro Donne, ieri ha chiuso quarta in volata, Chiara Costanni! Se hai bisogno chiama adesso perché stanno chiamando un po' tutte e ci impiego un attimino ad arrivare. Chiama. Chiara, Chiara. Ma fai ghiaccio. Ghiaccio ce l'hai? Sì, aspetta. Posso fare lei? Silvia. Ghiaccio. E portati avanti che adesso... Portati avanti! Nelle prime posizioni, cerca di sprecare il meno possibile, che poi dopo si decide, con le migliori si decide comunque Bergamo Alta. Brava comunque. Quindi stai lì davanti perché anche la discesa non è bella, però... Come attention of the breakaway, perché fanno la salita tutta per prendere la discesa davanti, ti dico io. Poi qua rallentano per ora, ultimi giri vediamo. In discesa, guardate proprio la differenza, guardate Lucinda. Allora, davanti c'è la Brand e la Faulkner, ok? Hanno 15 secondi da quello che capisco sul vostro gruppo. Attenzione, si muovono i pezzi grossi, Silvia, se si muove la vostra ti devi muovere. La gara sta andando come avevo previsto, per ora bene, al 90%, nel senso che siamo stati lì davanti, c'è ancora Chiara e questo è importante per noi. Forse ecco, bisogna essere in questa fuga che ha preso 40 secondi. E magari chi soffre un attimo la salita o chi può soffrire anche l'ultimo strappo lì di Bergamo Alta era meglio che era dentro. Per adesso la selezione è arrivata da dietro, insomma, e quindi per ora tutto nella no. Se vedete la Jumbo come si sta muovendo, sicuro oggi la Voss vuole fare la corsa. Silvia, ti ripeto, Voss, Brand. E Copec. Ale Silvia, dai, dai Silvia. Bergamo mola mia, ale, ale. Com'è la Silvia? Com'è? Ciao! Ciao! Ultimo chilometro, sventato il tentativo promosso da Elisa Longo Borghini. Le ruote giuste sai quali sono. Credici, credici! T-shirt Marta black oggi. Che vuol provare... Eccola, cosa ti ho detto? Guarda la che prova la Faulkner. Partita già la volata. Sparte Marianne Voss al centro della strada, nettamente avanti Marianne Voss, Lotte Copecchi dietro, Marianne Voss, ancora lei, sono 32 in carriera al Giro d'Italia. Copecchi, terza, dai, buona, grande Silvia, un bel podio. Thank you.
Silvia, grande, 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 top, podio a Bergamo, top, meglio di così, c'è il podio a Padova. Mi dispiace, non ce la faccio più. La base è Luca, Glutaredo l'hai già preso. Silvia, sei contenta di questo terzo posto? Sì, sono contenta, allo stesso tempo mi dispiace un po' perché volevo vincere una tappa di casa, ma comunque devo essere contenta perché essere dietro a Marianne Voss e Lotico Pesci è un bel terzo posto, quindi sono soddisfatta. Okay. Chiara, allora com'è andata? Andata. Sei contenta del risultato contentissima, finale? Contentissima, finalmente il primo podio in questo giro, per fortuna. Dopo due poi medaglie qui, di legno? Esatto, dopo tre medaglie di legno. Ah, tre, quarti, sì. Tre quarti posti? Sì, sì, puntiamo a finirlo e vediamo l'ultima volata se ci regalerà una soddisfazione. Ma oggi come... Traguardo con Sonny e Barbieri, il testa a testa! Con Sonny! L'esultanza della Valcar, che colpaccio in extremis. Poi anche per il morale, in vista delle prossime tappe, passare da casa fa sempre bene. Esatto, sì. Un saluto ai parenti, deviazione e poi si ritorna a correre. L'hai fatta la visita a parenti? Certo, tutti. Sì. Tutti. Mi son, per quello che sono arrivata dopo. Sono fermata, salutata e poi sono ritornata. Giusto. Andate a festeggiare un po' adesso. Sì, dai. Andiamo.